Sono Fausto Fagioli, presidente Earth Academy, rete europea per la cooperazione e lo scambio delle buone prassi del mondo rurale. Naturalmente sono rurale, orgoglioso di essere rurale. E oggi ruralità e turismo è un binomio vincente. Sono anche onorato di far parte di questo team, di questo gruppo di lavoro del CISET, che è il master straordinario. Per sviluppare un territorio e posizionarlo come destinazione turistica abbiamo bisogno di creare quattro assi importanti. Il primo asse è quello di creare una rete in quel territorio, una rete che diventa una filiera non verticale ma orizzontale di territorio, dove c'è l'agricoltura, il turismo, l'ambiente, la cultura che lavorano in sinergia assieme. Quindi diventa un territorio che accoglie, una comunità che ti accoglie. Tutte le vetrine che fanno front office, che sia un negozietto, ma che sia un'edicola, un bar, un distributore, ti parla del territorio e dà quell'aspetto dell'accoglienza che diventa un'operazione straordinaria per uno che viene da una grande città, che viene in un territorio dove viene accolto a braccia aperte, dove c'è l'abbraccio di una comunità che ti accoglie. Secondo asse è l'esperienza. In quel territorio naturalmente io devo creare un'esperienza, devo far vivere un'esperienza al nostro ospite, perché deve essere quell'esperienza autentica, quell'esperienza che mi porta a dire sono in quel territorio e non in un altro, perché lì c'è la gente che mi racconta le cose, che mi fa avere un'esperienza, che quando bevo un bicchiere di vino non è solo un prodotto che può essere buono o profumato, ma chiudendo gli occhi io sono in mezzo alla vigna, chiudendo gli occhi respiro quell'atmosfera che è legata al vino o che è legata a una piadina romagnola o anche alle orecchiette pugliese. Quindi l'esperienza di un territorio che deve essere forte, organizzata bene. Questa esperienza però, e passo al terzo asse, deve essere emozionale. Se non è un'emozione, se non mi arriva al cuore, rischio che l'esperienza sia sì interessante, ma che non mi ricordi quell'atmosfera e quell'emozione di quella. Quindi l'emozione è strategica per portare avanti questi progetti. Quarto asse è quello dell'apprendimento. In quel territorio io devo portarmi a casa un sapere che non avevo prima. Pensate ai prodotti, all'enogastronomia, all'esperienza che posso fare in quel territorio, l'emozione che posso vivere e portarmi a casa dopo un sapere che non avevo prima. Pensate solo al Prosecco, oggi patrimonio dell'UNESCO, ma non è solo per le bollicine, è perché è un territorio che ha una storia, una cultura da raccontare, una storia e una cultura da vivere, ma anche da portarsi a casa come conoscenza. Come si trasforma quel grappo d'uva in un ottimo bicchiere di bollicine, quella esperienza, quindi tutto il territorio diventa il territorio dell'esperienza. Questa è la cosa che è importante da fare. Ma ricordiamoci che oggi la gente non si muove per destinazione, si muove per motivazione. Ecco perché abbiamo creato questi quattro assi, ecco perché abbiamo creato un collegamento, perché dà la motivazione all'ospite di arrivare in quel territorio. Un messaggio che mi fa piacere lanciare ai giovani di iscriversi a questo master, perché è un master che diventa una grande opportunità per condividere, per sperimentare, che diventa un laboratorio, diventa una tempesta di cervelli, anche per elaborare strategie nuove per anche un nuovo turismo, perché dobbiamo anche inventarci cose nuove da sviluppare. Poi non dimentichiamo che il turismo sarà la prima industria del mondo, sarà uno dei tre comparti economici con più occupazione. Ecco che allora è strategico e abbiamo bisogno di nuovi manager, abbiamo bisogno di nuovi professionisti del turismo che sono in grado di sviluppare nuove economie, di quelle economie sostenibili che lasciano una qualità della vita in quel territorio dove si fa turismo. Abbiamo bisogno di questo.